Ciao a tutti, allora volete iniziare Snowbreak o state cominciando Snowbreak, ma volete prima sapere, ok, fammi vedere cosa c'è, come si evolve il gioco, eccetera, eccetera. Voglio farvi un recap di tutto quello che c'è nel gioco e in generale anche di che cosa si arriva a fare, cosa potete fare, non andando troppo nel dettaglio, ma semplicemente per darvi un'idea generale di che cosa trovate. E chiaramente iniziamo. Allora, Snowbreak è chiaramente uno shooter gacha, quindi abbiamo diversi sistemi di pool con un banner beginner dove nelle prime 50 summon, che poi costano 8 invece che 10 le prime 5 che fate, trovate un 5 stelle assicurato. Poi abbiamo chiaramente un banner limited con la sua arma limited, quindi banner limited del personaggio, arma limited legata al personaggio, dove avete il 50% di trovare quel personaggio. Se non trovate l'arma o il personaggio limited in questione, la prossima 5 stelle che trovate è assicurata, un po' come i giochi di HoYoverse, non so se avete presente Genshin e Star Rail. Comunque, dopo abbiamo chiaramente anche un banner standard, sia delle armi che dei personaggi, e nel caso delle armi potete scegliere voi quale arma mettere in rate up nel banner delle armi standard. Il PT alle armi a 60, il PT ai personaggi a 80. E questo è per quanto riguarda i banner. Per quanto riguarda cosa pulli nei banner, pulli i personaggi. Abbiamo diversi personaggi, 4 stelle e 5 stelle. Ovviamente ci sono più copie di uno stesso personaggio. Faccio un esempio: io qui ho una life 4 stelle che ti regala il gioco, e poi ho una life 5 stelle che trovi pullando. Adesso, c'è differenza tra i due? Sì, ma non nel senso che life 5 stelle è più forte della 4 stelle, ma nel senso che life 5 stelle ha skill totalmente diverso, cioè è proprio un altro personaggio. Quindi sì, l'aspetto è identico, cioè non è identico, è un po' diverso, ma la persona è la stessa, ma i personaggi sono totalmente diversi, quindi non c'è necessariamente il 5 stelle che è più forte del 4 stelle. Quindi questo è abbastanza importante da sapere. Sono magari lo stesso personaggio, ma in versioni diverse, semplicemente fanno skill e effetti, passive totalmente diverse. Ora, per quanto riguarda come si potenzia un personaggio, chiaramente abbiamo, vabbè, le proprie skill che hanno i loro effetti, che sono molto interessanti, si sviluppano anche abbastanza bene. Comunque abbiamo le loro armi, chiaramente ogni personaggio può utilizzare un tipo di arma, quindi può essere l'SMG, può essere l'handgun, può essere il cecchino, può essere fucile a pompa, qualsiasi cosa sia, e ogni tipo di arma poi ha delle statistiche diverse, sia come stat di base dell'arma, sia a livello proprio di statistica del personaggio. Come vedete qua, la capacità, compatibilità, velocità di ricarica, crit damage, eccetera, eccetera. E ogni arma ha i suoi aspetti particolari. Inoltre, il gioco ti dà anche delle indicazioni su che arma potresti voler giocare su di lei, e tutto un resoconto sulle sue statistiche. Quindi ci sono anche i raccomandati che ti aiutano a buildare un personaggio eventualmente. Comunque, armi a parte, abbiamo anche le logistics, che poi sbloccate un po' più avanti nel gioco. Le logistics sono un po' come le relic su alcuni giochi, le matrici su altri, non so come le avete viste, ma comunque sono dei potenziamenti con anche loro altre stat, e che una volta che messi nel set intero 3 su 3 ti danno, o 2 su 2 o 3 su 3 ti danno degli effetti bonus particolari. Ovviamente anche questi sono consigliati nei raccomandati dei personaggi per indicarvi effettivamente che cosa fa più comodo a quel personaggio a livello di effetti, anche perché poi quando entrate in quando state giocando utilizzate tre personaggi, e ci sono delle combinazioni che fanno molto comodo tra loro, e poi ogni personaggio magari ha un ruolo un po' più specifico, no? Perché se noi adesso torniamo a parlare un attimo delle skill, ogni personaggio ha una skill attiva, una skill di supporto. La skill di supporto si intende che semplicemente quando tu sei in battaglia, che stai usando un personaggio, gli altri due personaggi che non stai usando in quel momento possono fare una skill al di fuori e dal loro utilizzo. Quindi magari sto usando life o un altro personaggio, premo un tasto, la skill di quel personaggio la attivo. Quindi quelle sono le skill di supporto. Poi abbiamo chiaramente le ultimate, e poi abbiamo le passive. Parlando di passive, come si potenziano le skill e le passive? Si potenziano con i Neuronix. I Neuronix, evitiamo battute, i Neuronix sono è un ramo di passive che si divide in tre rami a sinistra, tre rami a destra. Uno, cioè praticamente sono due rami per ogni tipo di skill, quindi due rami per la skill attiva, due rami per la skill di supporto e due rami per l'ultimate. E pian piano che liberate il personaggio potete scegliere voi come potenziare quel personaggio, verso che rame andare. Ogni ramo ha un effetto diverso. Quando sbloccate due rami, vi dà una pool standard.
Quindi ogni due rami sbloccati di un personaggio prendete una pool standard, che è un sistema che avete visto in modo diverso su altri giochi, ma comunque c'è anche questo. Quindi sì, livellare più personaggi sotto l'aspetto delle passive dei Neuronix vi permette poi di fare più pool nel banner standard, che ci può stare, insomma è un modo di accumulare altre pool. E poi l'ultimo modo di potenziare i personaggi è la manifestation, che sono le famose costellazioni, Eidolon, come volete chiamarle voi, dove quando abbiamo più shard di un personaggio possiamo effettivamente potenziare le statistiche base del personaggio e sbloccare poi quelle che sono le sue costellazioni, ok? Ora, queste shard come si prendono? Ovviamente pullando copie dei vostri personaggi, ma c'è anche un modo per prendere shard gratuitamente ogni giorno, e c'è una modalità che si chiama Personal File. Come vedete, per ogni personaggio che io ho posso entrare e ogni giorno posso ottenere delle shard gratis a seconda di quale personaggio voglio tirare su in quel giorno, quel momento, quel periodo, no? Quindi sì, e potete farlo anche dei 5 stelle come dei 4 stelle ovviamente. Quindi c'è un modo di potenziare le costellazioni barra Eidolon dei personaggi gratuitamente, non c'è bisogno di trovare copie, shoppare. Chiaramente serve un po' di tempo perché devi accumulare le shard, però prima o poi ci arrivi, basta che hai le idee chiare su chi vuoi tirare su, ma anche se non hai le idee chiare ce la fai lo stesso. Comunque, quindi, per quanto riguarda personaggi, armi e potenziamenti vari, questo era. Ultima cosa che vi dico sulle armi è che poi le armi hanno diversi potenziamenti anche loro, dove possiamo aggiungergli delle parti che gli danno altre statistiche che ovviamente troviamo mentre giochiamo, e poi abbiamo i superimpose delle armi, quindi se troviamo più copie delle armi semplicemente le mettiamo insieme e l'arma, l'effetto base dell'arma diventa più forte, quindi questa è una cosa abbastanza importante. Per quanto riguarda invece eventi importanti da sapere, sempre riguardo le pull e le cose, ci sono diversi eventi in questo momento, ma la cosa più importante che vorrei farvi vedere ma che io non ho più, c'è un selettore 5 stelle, quando fate il capitolo 5 intero, vi danno la possibilità di scegliere un 5 stelle che volete voi tra i 5 iniziali, quindi c'è un selettore ed è anche abbastanza presto, nel senso che il capitolo 5 non è così, io sono arrivato al capitolo 5 ma non è così tanto tempo, che se ci giocate anche solo per un paio di giorni ci arrivate molto tranquillamente, e vi danno un selettore 5 stelle dove scegliete voi che personaggio scegliere. E la scelta è abbastanza difficile. Se posso darvi un consiglio, io con Life mi sto trovando molto bene, ma prendete un personaggio che non avete trovato dal beginner, prima di tutto. E seconda cosa, prendete un personaggio che magari vi manca come ruolo e poi ci sarà da leggere le skill. Un personaggio molto forte che potreste prendere, che si potrebbe dire che è quasi la migliore, potrebbe essere Yao, che è un personaggio al DPS più alto, è un cecchino, quindi vedete anche voi se volete giocare un cecchino. Però se vi manca un DPS molto forte perché magari usate Nita, o comunque avete anche Yao, l'altra Yao, perché questa versione di Yao è healer, questa versione di Yao 5 stelle invece è DPS fuoco, quindi come vi dicevo prima cambiano totalmente. Se non sapete cosa prendere, Yao sicuramente non vi sbagliate, un ottimo DPS. Se avete già trovato Yao dal beginner, andate a scelta, perché tanto sono tutti veramente buoni. Guardateli un po', leggete le skill, magari guardatevi qualche trailer su YouTube, insomma qualche video che sicuramente trovate qualcosa. E per quanto riguarda le modalità in gioco, allora togliamo subito il sassolino, c'è la cooperativa. La cooperativa, praticamente hai dei punti settimanali da farmare per prendere dei reward, e tra quali ci sono pool standard e sono anche dei punti che sono molto utili per prendere quelle specie di matrici della quale vi ho parlato prima, gialle, 5 stelle, quindi sono molto importanti. Questi 1000 punti li fai giocando in cooperativa con altre due persone, quindi coop da 3, sono dei dungeon a distanza, modalità roguelike, ovvero ogni ondata di mob che sconfiggi hai un potenziamento da poter fare, scegliere tra 3 bonus di potenziamenti, ed è molto semplice. Entri, inviti 2 persone, se hai degli amici, se non hai degli amici molto semplicemente puoi andare in matchmaking senza nessun problema, ok? Quindi c'è anche la cooperativa, è molto carina e divertente, se la fate con amici su Discord secondo me vi piacerà. Per quanto riguarda altre modalità, abbiamo una modalità boss, dove chiaramente anche questi ci danno dei coin. Questi boss aumentano di difficoltà ogni volta che li cleariamo e possiamo scegliere effettivamente quali difficoltà aggiungere al boss per guadagnare più punti. Quindi anche qui è un altro metodo carino, un po' di testare la forza del tuo team, eccetera, eccetera. Ovviamente questi boss ti danno delle ricompense che poi puoi riscattare, si resettano settimanalmente come la modalità cooperativa. E niente, quindi questa è un'altra modalità ancora. E poi c'è la classica modalità dove praticamente abbiamo i piani. Abbiamo i piani, ogni piano che completiamo ci dà dei reward e
ogni piano in realtà c'ha anche, e come si può dire, delle sfide, no? Tipo qua mi dice, ok, completa la missione entro 90 secondi, viene colpito meno di 20 volte, dodge a meno di 10 volte. Ad esempio, e tutte queste cose che ti richiedono sono diverse da piano a piano. C'è la prima area che è piano permanente, quindi li fate una volta, non li dovete fare mai più, e poi c'è questo qua che invece si resetta ogni settimana e vi dà reward settimanalmente. È un po' come l'Abyss di Genshin o il Memory of Chaos di Honkai Star Rail, se avete presente, ma ci sono molti giochi che hanno una modalità simile. Quindi questa è un'altra modalità che c'è. Poi abbiamo tutte le varie modalità di farm dei vari materiali, e senza limiti giornalieri potete farmarli quando volete, e i vari trial delle meccaniche in gioco che vi danno gemme appena li fate, ok? Quindi questo è tutto quello che potete trovare su Snowbreak per adesso, e o magari c'è altro che è sbloccato, poi non credo, mi sembra di aver sbloccato tutto, ma questo è tutto quello che c'è su Snowbreak. Quindi se vi può interessare, è vero che non vi ho fatto vedere niente di gameplay, ma questo video dopo andrebbe a durare un'eternità, ma sai cosa, quasi quasi lo facciamo. Chiaramente, come vi ho detto, io ho appena finito il capitolo 5, quindi ho preso il selettore 5 stelle e adesso posso iniziare il capitolo 6. Ci sono degli stage di storia dove prendi 20 gemme. Vediamo. Sono degli stage di storia dove prendi 20 gemme che potete seguire o non seguire. Io adesso skippo per motivi di spoiler 1 e motivi di tempo 2. E poi avete chiaramente i capitoli dove dovete combattere, dove avete leccare cose da fare. Come vedete qua mi chiede, ok, devi avere un personaggio che usa la pistola. Per forza. Però qua mi dà il trial. Ok, vabbè, niente. È uno stage trial dove ti fanno provare un personaggio, quindi pazienzina. Ma è una gioia, me li devo scriptare i video, sì. Sennò va a finire così. Comunque, come vedete, io adesso ho un personaggio solo, normalmente ne avete tre che potete intercambiare quando volete mentre giocate. Abbiamo una skill attiva che è la E e poi una ultimate che è la Q. E niente, non potete correre, doggiare, scavalcare i muri. No, aspetta, scavalcare i muri, non so se è la cosa corretta da dire, ma va bene. Comunque, come vedete, alla fine è abbastanza liscio da giocare. C'è il client per PC, ovviamente, ma penso che per chi voglia giocarci sappia già questa informazione qui, quindi non ci sarò molto sopra. Io adesso spero di non fare brutte figure con la mira, insomma, ma vediamo un po'. Ovviamente, normalmente, una cosa buona così si dovrebbe fare che tu ti nascondi qua dietro e eviti di farti colpire come un idiota, no? E più avanti negli stage, quando vi colpiscono, fanno un male cane, i nemici. Adesso, chiaramente, questo è uno stage trial, quindi è abbastanza semplice e non c'è bisogno di fare molto. È giusto per farti provare il personaggio o per mandarti avanti a livelli di storia, insomma, però... Ok... Qua chiaramente abbiamo le ricariche per la ultimate e poi ci sono le ricariche per la vita che sono quelle verdi. E chiaramente ogni personaggio ha le sue skill attive e le sue ultimate, tipo lei applica uno slow ad area a tutti i nemici, rallenta tutti i nemici. Ed è molto comodo soprattutto quando sei a fare ondate magari o... Non so se i boss li riesce a rallentare tutti, mi sembra di sì però. I boss sono rallentabili se non sbaglio, quindi contro i boss è abbastanza comodo. Come vedete, questi boss qui hanno delle parti deboli da colpire, così da indebolirli in generale. Però sono tutte cose che vi spiegano nel tutorial, eccetera, eccetera. Ma cercate di rispettarle perché, soprattutto contro le boss fight, colpire i punti deboli e utilizzare le armi corrette diventa abbastanza importante, insomma. Quindi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma non è finita qui, c'è qualcos'altro. Ok, sarà nascosto direi. Penso che abbiamo finito. Ok, e questo era tutto. Onestamente scusate per questo prolungamento, però a questo punto volevo farvi vedere anche un po' come usciva fuori il gioco. Fatemi sapere se ci state giocando, se vi sta piacendo e eventualmente se volete che porto video un po' più dettagliati anche su Snowbreak, perché chiaramente ci dovrei e investire un bel po' di tempo, ma se vi piace lo porto molto volentieri. Per il resto io vi ricordo che streamo su Twitch tutti i giorni e pubblico video qua tutti i giorni, quindi se volete iscrivervi mi fa molto piacere. Noi ci becchiamo al prossimo video, fate i bravi e venite su Discord che c'è tutta la community, che trovate tutto per tutti i giochi. Alla prossima, bella!